sono molto contenta di essere qui perché ora, a parte il fatto che non è vero che li bacchetto, però, non è vero, qualche volta. Però, come sapete, insomma, noi abbiamo preso un impegno nei confronti di questa città, che è quella di fare degli interventi che andassero a migliorare i luoghi in cui viviamo. Abbiamo fatto una scelta, prima il presidente Angelo Di Aio, Angelo, ha detto una cosa, noi abbiamo consapevolmente rinunciato alle Olimpiadi e come noi in realtà l'hanno fatto molte altre città nel mondo. Perché? Perché noi oggettivamente abbiamo ereditato tanti debiti e queste Olimpiadi avrebbero pesato ancora di più sulle nostre casse, impedendoci di fare tante altre cose e impegnando le nostre finanze. Abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo detto invece di fare debiti per un evento che sarà sì molto grande, che però non aiuta la città nel quotidiano, non aiuta i nostri ragazzi nel quotidiano, lavoriamo su quella che è la vita di tutti i giorni delle persone che vivono in città. Lavoriamo per quanto riguarda le scuole, sull'edilizia scolastica e sulle palestre. I nostri ragazzi, se mai diventeranno dei campioni olimpici, ve lo auguro, ma vi auguro anche di diventare qualunque altra cosa vogliate, però tutti i giorni vanno nelle palestre delle loro scuole che in gran parte cadono a pezzi. È vero quello che diceva Daniele, anche la mia palestra, quella della mia scuola, non era proprio il massimo. E io ho visto delle foto qui, appaiono adesso sullo schermo delle foto di alcuni interventi e c'è a confronto il prima e il dopo. Allora, se noi viviamo in un ambiente degradato tutti i giorni, ci abituiamo un po' al degrado, non ci facciamo neanche più caso. E siamo portati a pensare che tutto questo sia normale. Siamo anche pensati a non dare valore alle cose che abbiamo e a trattarle male perché valgono poco, perché sono brutte e rovinate. Io credo che questo non sia giusto. Non sia giusto perché non è giusto vivere in un ambiente degradato. Non sia giusto perché non è giusto studiare in un ambiente nel quale andiamo mal volentieri. Ora, io non so quanti di voi vengano a scuola col sorriso, perché cioè, io lo vedo già con mio figlio, andiamo a scuola, non è proprio contentissimo, perché la scuola, perché si studia, adesso scherziamo. Però questo è un po' il nostro compito, studiare e poi lavorare. Ma se si fa in un ambiente che non è gradevole, diventa veramente una cosa difficile. Allora, io credo che sia fondamentale ricominciare a partire dal mondo che ci circonda. E siccome questa è sostanzialmente la vostra seconda casa, il luogo in cui passate più tempo della vostra giornata, dopo casa vostra, allora è giusto che sia un ambiente nel quale vogliate andare con gioia o possiate comunque svolgere le vostre attività non stando attenti a non farvi male, ma stando attenti a divertirvi, a giocare, a correre, a saltare, a giocare a pallavolo, che vedo le reti, a giocare a basket. E questo anche perché noi dobbiamo recuperare una parte importante che è quella dello sport. Lo sport non è solo sport agonistico, è anche attività fisica quotidiana. Fa bene, noi stiamo diventando una società sempre più sedentaria. Ormai quasi più nessun bambino, nessun ragazzo gioca all'aria aperta. Prima, io mi ricordo, giocavo per strada. Io giocavo per strada, giocavo nei parchi sempre, non c'erano i cellulari, non c'erano, sono nata qualche era geologica fa. Noi facevamo altri giochi, adesso stiamo scivolando verso una società di sedentari e non va bene. Allora, è anche grazie a questi piccoli interventi, che sembrano piccoli ma in realtà sono il frutto di uno sforzo importante dell'amministrazione a più livelli, e anche grazie a questi se iniziamo a darvi delle possibilità diverse. Quello che questa amministrazione vuole fare è darvi delle possibilità, perché poi sarete voi, siete voi gli autori del libro della vostra vita, siete voi a scegliere cosa fare della vostra vita, ma credo che sia compito delle istituzioni, della scuola, delle famiglie quello di darvi un ventaglio di possibilità. E questo fa parte di quello che noi riteniamo fondamentale per la crescita sana e armoniosa dei ragazzi. Quindi io vi auguro davvero di ritrovare la gioia anche di fare attività sportiva, imparare a fare sport di squadra, perché sono fondamentali nello sport e nella vita, perché insegnano veramente il rispetto per il compagno di squadra e il rispetto per l'avversario, e vi auguro soprattutto di divertirvi. Grazie a tutti.